Riqualificazione urbana e investimenti proiettati al futuro dei giovani piacentini. Attraverso una delibera del Consiglio provinciale sono stati approvati progetti di fattibilità riguardanti la realizzazione di un campus scolastico nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Viale Dante e di una nuova palestra nell'area dell'ex laboratorio Pontieri per un valore complessivo che supera i 13 milioni di euro. È ancora presto per parlare di cronoprogramma e avvio di lavori, ma già a fine mese ci sarà un ulteriore passo in avanti, con l'approvazione dell'assestamento di bilancio che consentirà all'ente di Via Garibaldi di farsi carico di questi due importanti interventi. Si tratta di due progetti sicuramente importanti, sia dal punto di vista della riqualificazione urbana della nostra città, ma più che altro anche per la finalità, di questi progetti a beneficio dei nostri ragazzi, perché si tratta di un primo progetto sull'area ex Pontieri, dove si vuole andare a realizzare una palestra principalmente a servizio delle scuole superiori lì vicine, quindi del Gioia e del Romagnosi, oltre poi a mettere a disposizione questi spazi anche per le associazioni sportive del nostro territorio attraverso convenzioni dedicate. E poi l'altro intervento importante è a beneficio di una scuola superiore tecnica di Piacenza, che è l'Istituto Tramello. Si tratta della riqualificazione dell'area della ex caserma dei Vigili del Fuoco in Viale Dante, un intervento più importante nell'ordine complessivo di circa 10 milioni di euro. Nell'ex caserma, dove è già presente una palestra a disposizione degli studenti del Tramello, saranno create 30 tra aule e laboratori e una sala polivalente. Occasione per valorizzare un istituto prezioso per l'intero territorio e offrire ancora più opportunità ai nostri studenti, conclude la presidente della provincia, evidenziando la stretta sinergia creatasi con dirigenti scolastici e comune di Piacenza.